con Kevin Gilardoni, raggiante, finalmente primo a Como, finalmente vincitore con un bel margine su un Corrado Fontana che aveva già dominato 7 volte questa gara. Qual è stato l'elemento fondamentale che ti ha portato a questa strepitosa vittoria? Ma l'elemento fondamentale credo non sia soltanto uno, sono tanti elementi messi insieme che devono lavorare nel giusto modo, è come un cambio con varie marce. Il team ha fatto un lavoro fantastico, la macchina è andata perfettamente, le gomme erano a posto, Corrado è stato impeccabile, noi eravamo in forma, quindi è andato tutto nel miglior dei modi e quando tutti questi meccanismi girano nel modo giusto esce un risultato che non è sempre una vittoria, comunque in questo caso lo è e siamo estremamente soddisfatti di quanto abbiamo conquistato. Pur riconoscendo tutti i meriti di questa grande vittoria, i maligni dicono che correre le prime due prove, prendersi un margine sulle strade di casa, hanno fatto la differenza su tutto il resto. Ma i maligni ci sono nella vita di tutti i giorni, quindi sinceramente me ne sbatto dei maligni. E noi abbiamo guidato bene, non avevamo mai fatto le prove di ieri, quindi era un po' tutto nuovo per noi. A Brescia sarà casa di chi è di Brescia, in Sicilia di chi è siciliano, noi siamo di Como e non è che possiamo spostare la residenza per quello, quindi siamo andati forte, siamo stati contenti e comunque sia il nostro secondo rally di Como con una WRC, c'è gente come Corrado che ha fatto più volte Como, quindi non sarà direttamente casa sua, ma diciamo che conosceva bene anche lui tutta la situazione. Siamo ad ottobre, quindi termine della stagione, cosa c'è in programma per il 2020? Ma per il 2020 ci sono tanti programmi in ballo, dipenderà tutto dal soldino perché se l'Argent fa la guerra, quindi vediamo un po' gli sponsor cosa ci daranno quest'anno, ma ovviamente diciamo che una vittoria finale può soltanto dare diciamo un buon auspicio e comunque contentezza anche a tutti gli sponsor che abbiamo sulla tuta per diciamo il prossimo anno. I complimenti da tutti gli appassionati di rally di ciaocomo.it, e in bocca al lupo e bravissimo. Grazie ancora a voi, ciao a tutti. Grazie. Wow.